squadre ambiziose sono affrontate a Cagliari. Cagliari e Napoli si è chiusi l'incontro sullo 0-0. Pronto, Antonio Capito? Eccomi qui. Non è stata certamente una bella partita, una partita falsata dal vento, vento che spirava a tratti e quindi rendeva abbastanza difficile fare dei passaggi precisi oppure controllare bene il pallone. Possono partire le immagini. Corti e Castellini hanno passato un pomeriggio abbastanza tranquillo, se si eccettua qualche tiro nella fase iniziale dell'incontro. Vediamo, ecco, un tiro di Tiras. Questa è l'azione più pericolosa per il Cagliari. Castellini viene, ancora siamo al sesto minuto. Poi c'è una punizione di Marchetti, ancora un'azione del Cagliari, siamo nei primi minuti, sembrava che la partita dovesse prendere un avvio abbastanza buono, un tiraccio di Marchetti. E poi c'è un'azione del Napoli, siamo al nono minuto con una deviazione assist di Pellegrini per Damiani, sfiorata la traversa di Corti. Dicevo che non è stata una bella partita, due squadre che venivano da due risultati ottimi, la vittoria del Cagliari a Torino per 2-1, la vittoria del Napoli sulla capolista Roma per 4-0, ci si aspettava un gran calcio, abbiamo visto due squadre, ma possiamo dargli la sufficienza perché vogliamo essere buoni, ma certamente per quanto hanno fatto vedere oggi non la meritavano certamente. Secondo tempo poche azioni di rilievo, qua siamo nell'intervallo, poche azioni di rilievo, nel Cagliari al solito è rientrato Virdis nel secondo tempo, è entrato anche Longobuco che era assente per una tendinite, questa è l'azione più pericolosa del Cagliari nel secondo tempo, guardate a che livello siamo, c'è ancora un'azione del Napoli, nessun pericolo per i portieri, un punto fa classifica comunque. E ti restituisco.